Oggi siamo qui con Manuela Salvi, che è un'autorità, dobbiamo dire, un'autorità della narrativa per ragazzi. Io non voglio sprecare troppe parole per presentarti, Manuela, perché il tuo curriculum ti presenta già in maniera autonoma, però vorrei che chiacchierassimo, come ti dicevo, vorrei che chiacchierassimo, ripercorressimo insieme le tappe della tua carriera, quello che, le varie situazioni che ti hanno portato a ricoprire un ruolo di grande rilievo attualmente lavorativo. Quindi ti va di raccontarci e raccontare un po' di te, a livello professionale, ovviamente. Ovviamente sì, se no non sarei qui. Allora, dove cominciare? Perché è una carriera ormai abbastanza lunga, diciamo quasi più di 15 anni forse, il tempo vola. E, inizio col dire che il mio desiderio di lavorare in questo settore affonda le sue radici nella lontanissima infanzia. Infatti io da sempre, fin da quando ero bambina, il mio desiderio era di diventare una scrittrice per bambini, che per me era tipo, uno scrittore per bambini era tipo Dio. Per me, quando ero piccola, erano i tempi di Rodari, quindi diciamo che avevo anche forse ragione su questa considerazione. Ho fatto un lungo percorso perché ho studiato grafica, ero brava a illustrare, quindi ho bazzicato parecchio anche l'illustrazione, la costruzione del libro dal punto di vista dell'oggetto, della produzione, quindi ho una visione abbastanza ampia di quello che significa pubblicare proprio all'interno dell'industria editoriale. Dopodiché, niente, è successo un po' per caso che facessi un corso di redazione a Roma, perché la mia idea era che se volevo veramente fare sul serio con la scrittura, dovevo conoscere le regole del gioco. E quindi istintivamente sono partita dalle quinte, da dietro le quinte, no? Ho fatto proprio la classica gavetta che si fa artigianalmente in tanti mestieri artistici. E devo dire che sono partita veramente da zero, quindi io sono una di quelle persone che non ha conoscenze nel settore, che non ha famiglia, vivo al centro-sud, basso Lazio, quindi un posto sfigatissimo, dove le relazioni umane sono ridotte proprio ai minimi termini. Quindi diciamo sono un ottimo esempio di se lotti ce la fai, perché veramente parto da zero. Io credo molto nella gavetta, nell'artigianato di questo mestiere, quindi ho iniziato in questo modo, con questo corso di redazione, alla fine del quale c'era la possibilità di fare uno stage, prima di tutto, che io feci alla Sinos, che è una piccola, ormai media, e bellissima casa editrice per bambini di Roma. E quindi i miei primi passi li ho mossi nella loro redazione. Dopodiché si trattava di mandare dei curriculum banalmente. All'epoca ancora funzionava, oggi non lo so se funziona ancora. Credo. Non lo so, beh, io, diciamo, sono stata fortunata perché ero a cavallo tra due periodi storici importanti. E niente, mandai curriculum a tantissime case editrici per fare il copy editor. Quindi colui che corregge i testi degli altri, le traduzioni, eccetera. E paradossalmente l'unica casa editrice a rispondermi fu la Mondadori, che tutti quanti mi dicevano: si iscrivi alla Mondadori, buonanotte, quando ti prendo. Invece fu l'unica a rispondere e a Che ti farmi può dire? fare una prova. Sì, no, a volte sai, ci sono dei pregiudizi nel settore che non corrispondono esattamente alla realtà. Certo. E niente, feci una prova con loro e iniziai da copy editor, quindi di nuovo la gavetta sui testi degli altri, pagata poco, lavoravo ad agosto di solito, perché ovviamente l'ultimo arrivato è quello che tappa i buchi quando gli altri sono in vacanza, quindi il periodo di Natale e agosto io lavoravo un sacco. E niente, poi successe che questo solo per dire come è iniziata proprio la carriera da scrittrice. Successero due cose. Uno, pubblicai il mio primo albo illustrato con la Fata Track, che è Nei panni di Zaff. Un progetto fatto con l'illustratrice Francesca Cavallaro, che studiammo proprio noi dall'inizio, illustrazioni e tutto, quindi fu molto gratificante. Nello stesso tempo, siccome io lavoravo come copy editor alla collana Mondadori Le Ragazzine, adesso non esiste più, però all'epoca era molto in voga, mi venne un'idea di una ragazzina italiana, perché questi libri erano tutti in traduzione, non c'erano, diciamo, volumi di autori italiani, e l'editor mi spiegò che non erano stati, diciamo, non erano riusciti a trovare dei testi sufficientemente frizzanti e in linea con la collana per essere pubblicati a livello nostrano. Per cui io dissi: senti, c'ho un'idea, mi è venuta questa idea, questa ragazzina italiana, e le mandai la sinossi a questa editor.
era tipo luglio, e lei mi fa: ma è bellissima questa idea, ok, mandami il romanzo finito a fine agosto. Hai voluto la bicicletta? Sì, cioè un mese e mezzo per scrivere il mio primo romanzo, però andò bene, ne facemmo quattro della stessa serie, e diciamo questi due eventi incrociati, il primo album, il primo romanzo, più o meno in parallelo, diciamo avviarono quella che poi è stata una carriera ormai lunga e complessa e articolata. Quindi sì, questo è il sunto. Poi ovviamente io nel settore faccio traduzioni, adesso lavoro alla non fiction tantissimo, quindi scrivo testi di divulgazione per varie entità, dalla FAO alla Banca d'Italia, ho lavorato con un sacco di persone, sono dietro il progetto Conad, quello lì, scrittore di classe, mi occupo di tutta la parte redazionale del concorso, delle scuole, dell'editing, eccetera, quindi faccio tante cose diverse all'interno del settore. Ho una visione abbastanza ampia, articolata. Ultima cosa per chiudere il quadro: quando avevo 37 anni ho sentito forte l'esigenza di uno studio sistematico di quello che è la mia materia, cioè la letteratura per ragazze, siccome questa cosa in Italia non è possibile farla perché non esiste un percorso accademico dedicato alla letteratura per ragazzi, cioè la letteratura per ragazzi è una materia complementare di scienze dell'educazione, ma non fa facoltà a sé. Quindi niente, ho preso armi, bagagli e compagno che gentilmente mi ha seguita in quegli anni e sono andata in Inghilterra. Lì ho fatto a Londra un pre-master prima perché il mio inglese non era proprio all'altezza a livello accademico, diciamo. Quindi ho fatto il pre-master e poi ho fatto un master e poi mi è stata offerta una borsa di studio nella stessa università per fare il dottorato. Quindi in totale ho studiato tipo 7-8 anni in questa università inglese, approfondendo le tematiche che mi interessavano di più, che sono legate alla censura, ai libri per ragazzi, alle fasce d'età, come elemento di regolazione della scrittura di scrittori, eccetera, eccetera. Quindi tutte tematiche, diciamo, legate all'ideologia. E quindi niente, questa sono io, diciamo, nel quadro generale, professionale. Io sono molto contenta di questa chiacchierata che poi segue, non che sia, non è stata pensata, però segue una chiacchierata che ho fatto la settimana scorsa con Valentina Cavallaro, che è un'autrice che è uscita da poco con Il Battello a Vapore. Ha vinto il secondo premio del concorso, che insomma la casa editrice, tu ben sai, organizza, e è uscita con questa tematica molto bella, Voglio votare anch'io, si intitola il romanzo, è nella fascia 9+, se non ricordo male, e parla di una ragazzina che matura una consapevolezza e diventa una suffragetta, quindi un po' il percorso di crescita e evoluzione verso la parità dei diritti, no? E io l'ho letto, mi è piaciuto un sacco, ovviamente, vabbè, per un discorso proprio di risonanza mia. Poi tra l'altro io adoro, proprio da adulta, da ragazza e bambina, ovviamente ho adorato la narrativa dedicata, ma è uno di quegli ambiti da lettrice che io forse apprezzo ancora di più adesso che sono adulta, o che comunque ho un'età che mi definisce adulta. Quindi è bellissimo perché con lei abbiamo parlato proprio di questo e è bello che tu abbia fatto questa riflessione, cioè la censura, l'ideologia, quello che si può dire o che non si deve dire nella letteratura per ragazzi, perché effettivamente è una responsabilità scrivere per ragazzi. Che cosa secondo te può essere limitante o in che modo deve ragionare un aspirante scrittore di narrativa per ragazzi per dare davvero valore a quello che poi si potrebbe mettere sul mercato editoriale? Questa è una domanda che richiederebbe 6 giorni di risposta. Abbiamo un po' di tempo, sto prendendo tutto il tempo che vuoi. Sto cercando di capire come poter riassumere. Allora, ci sono un paio di cose da dire, cioè è innegabile che lo scrittore per ragazzi sia in assoluto uno dei ruoli intellettuali più importanti all'interno di una società civile. E infatti nelle società non civili lo scrittore per ragazzi non esiste. Ottimo. E quindi questo è un primo dato da assimilare. Questo significa che noi abbiamo una grande responsabilità che spesso viene, soprattutto in Italia, sottovalutata, nel senso che l'autore, aspirante autore medio, è tutto rivolto verso la pubblicazione, ok? Così come lo ero io quando avevo 25 anni e sognavo di fare la scrittrice per ragazzi. Il problema qual è? Che la pubblicazione
lezione non è un traguardo, ma è un inizio di un percorso che può essere molto complesso e a volte deludente se non si hanno ben chiare certe cose, cioè proprio il ruolo dell'autore all'interno di questo mondo molto bello, ma molto più complesso di quello che si pensi. È molto più complesso perché lettore e compratore non coincidono. È uno dei pochissimi settori in cui il lettore e il compratore, cioè il fruitore e il compratore, non sono la stessa persona. E quindi qui già abbiamo un grande problema di comunicazione. Detto questo, uno dei miei studiosi preferiti durante il dottorato, che si chiama Terry Eagleton, lui studia la letteratura da un punto di vista del materialismo culturale, quindi del prodotto libro all'interno di una società e del prodotto autore all'interno di una società. Lui dice che gli autori sono servi privilegiati del sistema. Questo per sottolineare che il loro ruolo intellettuale è anche un ruolo ideologico da un certo punto di vista. Quindi la nostra posizione come autori su l'infanzia, su come consideriamo l'infanzia, su come l'approcciamo, su quello che vendiamo all'infanzia, è una posizione estremamente importante, proprio perché condiziona intere generazioni. Allora, forse la prima cosa che mi viene da dire è proprio questa: innanzitutto di essere molto consapevoli del fatto di essere dei servi del sistema e poi di essere privilegiati, perché il discorso è lungo, qua ci vorrebbero tante altre nozioni che non abbiamo il tempo di dare, però il mercato blandisce gli autori perché promette fama, promette onori, promette soldi pochi, lo dico, fatte pochissime eccezioni nel settore, nessuno diventa ricco, soprattutto in Italia, però è quel, diciamo, c'è quell'aspirazione allo star system degli autori che ci spinge certe volte a non fare opposizione, a non essere critici verso noi stessi e verso il sistema, perché ovviamente tutti quanti aspiriamo a un posto in questo firmamento, no, di grandi autori. Ecco, trovare un equilibrio tra le ambizioni e il ruolo sociale che oggettivamente abbiamo. Questo forse è proprio il primo consiglio che mi sento di dare a chi comincia, ma anche a chi c'è già dentro e non si, magari su questa cosa non ha mai riflettuto più di tanto, ecco. Sì, e magari vuole costruirsi una carriera o comunque un percorso più duraturo nel tempo come scrittore per ragazzi. Certo. È molto bello perché lei ha tirato in ballo, parlo di Valentina, insomma, di questa autrice, ha tirato in ballo Lewis, no, delle Cronache di Narnia, dicendo, sai, che alla fine del romanzo, dei romanzi, del mattone, ci sono dei consigli che lui dà, una sorta di postefazione dove fa una sorta di riflessione, no, su quello che uno scrittore per ragazzi o per adulti, cioè per bambini, dovrebbe, come si dovrebbe approcciare alla scrittura. Lui dice proprio questo, dice: non dovete scrivere ciò che piace a voi, dovete scrivere ciò che vi divertiva da bambini o che pensate possa divertire, e non solo, cioè tutto uno sostrato di insegnamento culturale che comunque va dato senza essere troppo impositivi, no? Quindi c'è anche da chiedere questo, perché tu all'interno, nel tuo ruolo professionale, non sei una di quelle che valuta i testi in entrata, no? Intendi come editor? Valutatrice testi, sì, sì. Non fai selezione di ciò che arriva al momento. No, l'ho fatto quando avevo l'agenzia letteraria e so come si fa, perché comunque lo so. No, diciamolo prima che ti arrivino centinaia di email di aspiranti autori. No, per carità. Infatti ho smesso l'agenzia letteraria per quello, perché non era sostenibile. Piccolo spoiler, quanti te ne arrivavano da agenzia letteraria? Ma tanti. Tanti, ma con poca coscienza spesso. Ok, quindi, ok. Sì. Ecco, quindi era proprio una curiosità mia, perché non ho, ci sono, insomma, per le case editrici, anche quelle medie piccole, arriviamo a 5, 6, 10 mila proposte l'anno. Io immagino Mondadori, non oso immaginare Mondadori, anzi, quando poi gli inviano solo cartacei, adesso tutto sommato la dimensione fisica è anche poca, perché è quella delle mail, no? Ma certo, non oso immaginare quando invece riempivi le stanze di roba che arrivava ed era veramente indecente. Comunque, chiusa parentesi, perché quello che ti volevo chiedere invece è questo: in che modo secondo te un valutatore testi di casa editrice adesso, anche se non è proprio la tua mansione, ma ovviamente sei una persona preparata, certo, fa una
entrata delle, dei test, una selezione in entrata, una selezione virtuosa di ciò che arriva, perché molti pensano che tanti romanzi o racconti o albi illustrati per bambini siano scritti su commissione, cioè che sia la casa editrice a dare il tema, che può anche succedere, però come sì, invece... Dico, il settore è variegato, nel senso l'obiettivo degli editori è trovare dei libri che si vendano, certo. Quindi non dico libri di qualità apposta, cioè se c'è la qualità meglio, ma l'editore deve fare, deve inserire le pubblicazioni all'interno di un contesto commerciale preciso. Il nostro contesto commerciale oggi è preciso, quindi la valutazione si fa prima di tutto in termini commerciali, e se le proposte arrivano da più fonti non ha nessuna importanza, quindi ci possono essere progetti creati all'interno della casa editrice che si affidano ad autori già affermati, e questo succede. Io ho lavorato quasi sempre così dall'inizio, no? Dalla mia prima proposta delle ragazzine, spesso ho lavorato con Mondadori a progetto, e anche oggi lavoro spesso a progetto, poi scrivo delle cose mie, ma questo è un'altra, sono due cose diverse secondo me. Diciamo che l'editor oggi ha un ruolo differente rispetto a quello che poteva avere ai tempi di Lewis, nel senso che ha sempre come riferimento, quasi sempre, soprattutto i grandi editori hanno un ufficio marketing a cui rendere conto, quindi l'autore si propone all'editor, l'editor propone all'ufficio marketing e l'ufficio marketing spesso propone al distributore, e tutte queste persone cercano di capire se al di là del fatto che il progetto sia bello, interessante, di qualità, eccetera, eccetera, ci sia un fattore di vendibilità, diciamo, conclamato. Poi, ogni pubblicazione è una scommessa, nel senso che vedi questi grandi lanci di cose che tutti si aspettavano che diventassero dei bestseller e poi fanno flop. Oppure vedi delle cose che nessuno avrebbe dato una lira e che diventano dei fenomeni allucinanti, cioè c'è un margine, diciamo, di imprevedibilità, però in generale gli editori fanno delle scommesse abbastanza sicure, ma questo perché? Perché è a tutti gli effetti, l'editoria è un'azienda a tutti gli effetti, cioè chi ha quell'immagine romantica dell'editoria del 1800, neanche, perché nemmeno nel 1800 era così. Potrei raccontare mille aneddoti sull'editoria della prima era industriale. Cioè, anche Dickens scriveva a puntate sul giornale per campare. Il mercato è sempre stato molto strutturato, oggi lo è ancora di più, è ancora più spietato. Quindi sì, tenere a mente che uno, l'editore è sempre in cerca di novità interessanti, quindi non esiste che l'editore dice no a un progetto solo perché è di un esordiente. Non è assolutamente una discriminante, perlomeno nel settore ragazzi, poi nel settore adulti non lo so. Nemmeno, perché io sono la prova di editor che ha aiutato tante persone perfettamente sconosciute che sono arrivate subito a pubblicare con grossi editori, quindi non è conta l'idea, ovviamente conta l'idea originale. Ma perché è un mercato vorace dove il libro va al macero dopo 2-3 anni se non vende, quindi c'è un bisogno di un ricambio estremamente veloce, e quindi se ci sono nuovi autori che si buttano nella mischia, il mercato è ovviamente contento. Quello bisogna stare attenti, appunto, e non finire al macero in maniera indefinita, cioè per sempre, perché poi la carriera va costruita in modo tale da non diventare degli scrittori usa e getta, bruciarsi subito e perché funziona come le meteore della musica, eccetera. Noi vediamo continuamente questi autori grandissimi che fanno un libro e poi scompaiono, fanno un libro e poi scompaiono, no? Al settore non interessa tanto questa cosa, perché comunque conta sui numeri, quindi è l'autore che si deve porre il problema, no? All'inizio. Sì, certo, di come ragionare in maniera proficua per evitare di farsi fuori da solo, poi, perché magari poi non scrive più niente, non lo so, dipende anche dal tipo di carattere. Sono una serie di cose, certo, magari, ripeto, l'errore secondo me che si fa da principianti è pensare che la pubblicazione del primo libro sia un traguardo, e invece... È il punto di partenza ed è una cosa che così. Si capisce dopo. Proprio così. È che spesso ci vuole talmente tanto tempo per arrivarci che è logico che c'è l'entusiasmo, no? Delle novità. Però non ci si rende conto che inizia a giocartela proprio lì la partita, non prima. La partita prima è come la preparazione atletica. Poi quando scendi in campo devi correre, no? 90 minuti. Quindi è uguale, a disposizione. La stessa...
E quindi, per esempio, io lo dico sempre, sono un editor personale, no? Sono la preparatrice atletica, io arrivo prima, quindi spiego una serie di cose prima che una persona metta piede fisicamente in casa editrice e poi rischi di rimanerci secca, nel senso che poi non vende niente, che poi ha un cattivo atteggiamento nei confronti anche del marketing, non organizza le presentazioni e si brucia, come appunto dicevamo prima, come una meteora, che sarebbe un peccato se uno lo ha desiderato per tanto tempo, no? E Certo. quindi evitare che si vada a incappare in queste vicende anche un po' tristi, comunque, che lasciano il tempo che trovano. Perché comunque, non so, cioè, se, entrare e poi morire dopo 4 mesi che ti dicono nessuno ti compra, penso sia triste, insomma, per Sì, qualsiasi però autore. guarda, poco tempo fa un editor, un famosissimo editor che però ha pubblicato questa cosa in maniera anonima, perché se no penso che andavano sotto casa a picchiarlo, Ok. di narrativa per adulti. Uscì questo articolo di questo famoso editor che diceva in via anonima che secondo lui lo scrittore è quello che vende un sacco di copie. Ah. Cioè, se non hai venduto 100.000 copie non ti puoi definire scrittore, quindi si basa Ok. sulle vendite la considerazione della figura dello scrittore. Quindi significa che Fabio Volo è uno scrittore perché vende milioni di copie e magari l'autore di nicchia che vince i premi letterari, eccetera, non lo è perché vende magari, che ne so, 5.000 copie. Quindi questo è il ragionamento che si fa, no? Se consideriamo che tanti autori che noi adesso studiamo come classici in vita vendettero tipo 4 copie, Sì. l'esempio diciamo eclatante, Il rosso e il nero di Stendhal, anche perché allora c'erano dei problemi di copyright e quindi, ma anche lo stesso Salgari o Salgari che dissi, voglio dico Salgari, mi hanno rotto le palle, scusa. Poi anche a me una volta fece un video e mi disse, ma guarda che era Veneto, io sono Veneto, guarda che era Veneto, si dice in un altro modo, si dice come volete voi, Va bene, comunque ditelo come lui si volete, anch'io faccio suicidò sempre proprio sta. per diritti, perché aveva firmato un contratto sbagliato e quindi Sì. l'editore si arricchiva e lui no. Quindi la vendita è sempre stata una cosa particolare nella carriera di uno scrittore. Certo, Però è un po'... pesare il ruolo di uno scrittore in base a quanto vende è un po' Esatto, rischioso. perché però questo evidenzia quanto la scrittura sia rispetto alle altre arti, e quindi parlo della pittura, della Certo. scultura, aiutatemi, alla danza, la musica, eccetera, è molto più legata alla produzione di qualunque altra arte. E Sì. quindi, perché tu se non sei pubblicato, comprato nella forma di libro, non esisti, mentre il Certo. musicista può andare a suonare al matrimonio o per strada ed è sempre un musicista, qualcuno lo ascolterà. Mi Ah, spiego. vedi, questa è una bella riflessione, sì. Sì, io so anni che ci penso a sta cosa. È No, eh. un'arte sfigata, perché noi senza il sistema di produzione non Sì. esistiamo. Se Invece non si io, se sono... continua a far parte del sistema, Devi per si forza far sparisce. parte del sistema, certo, altrimenti non esisti. Questo per le altre arti non è vero. È Tipo, se io vero. sono un pittore, mi faccio i miei quadri, prendo una bancarella, vado al mercato e mi rivendo. Per dirti, Certo. no? Non Sì, ho sì. bisogno di una struttura intorno, mentre Certo. io... Adesso c'è il self-publishing, ma è una cosa complessa e non così Sì. limpida come sembra. Sì. Però lo scrittore che si stampa le copie in tipografia Tipografia. non ha senso perché manca la distribuzione, cioè come lo raggiungi il lettore? Non è come il quadro è uno, il libro va Certo, venduto in tante copie, cioè vedi come certo. è una cosa È complessa. complesso, sì. Quindi fare il calcolo solo sulle vendite è un discorso pericoloso perché le vendite dipendono da tantissime cose e sicuramente non dipendono dall'autore. La vendita è una cosa che dipende da tante cose. Gli investimenti sulla promozione vengono fatti con delle logiche particolari che favoriscono comunque i bestseller stranieri in generale, quindi non c'è grande spazio per l'autore italiano sulla promozione. Lo scrittore per ragazzi è molto legato alla scuola, quindi tante vendite avvengono nelle scuole e quindi questo condiziona i contenuti. Il discorso è Certo. molto ampio, quindi questa cosa di dire se non vendi non sei uno scrittore. I libri miei a cui io sono più, diciamo, uno dei, per esempio, il romanzo che per me determina una svolta nella mia carriera, che uscì con Mondadori, vendette tipo 300 copie. Veramente?
perché affrontava un argomento estremamente delicato e quindi fu, diciamo, in sostanza boicottato. Nelle scuole non entrò, i genitori si ribellarono, ai festival non andavo perché sennò c'era una sommossa popolare, eccetera. Per me quello rimane uno dei libri più belli che ho scritto, ma ha venduto 300 copie perché il sistema lo ha rigettato in un momento in cui quell'argomento era delicato. Parlava di Baby Squillo, quindi diciamo che... Ok, Veronesi e compagni, all'epoca era Berlusconi e compagni, Rubbi e compagnie, e quindi l'argomento non era facile da digerire. Questo per dire che cosa? Che era sempre un libro Mondadori, io avevo già pubblicato, ero un'autrice affermata, ho venduto 300 copie, ma non è, secondo me, quello l'indicatore per giudicare un libro o un autore. No, questa è una riflessione preziosissima, secondo me, e anche molto intelligente e critica, perché un'altra domanda che ti avrei subito fatto è proprio questa della censura, cioè sappiamo che l'Italia ha un certo tipo di cultura e di insomma base storico-culturale, anche basata molto sulla presenza della religione, quindi di una serie di... No, di dinamiche, di cose che non si possono dire o che si fa fatica, no, cioè si fa fatica ad aprirsi su tante cose, anche sul gender, cioè tantissimi argomenti sono presi con le pinze, però invece sarebbe opportuno parlarne quando i bambini sono piccoli, quando c'è, no? Si fa fatica ancora a comunicare le pari opportunità tra maschi e femmine, nel senso che è una cosa che in teoria dovrebbe essere abbastanza assodato ormai. Quindi mi chiedevo questo, cioè fino a che punto viene ancora rigettata un elemento di innovazione a livello di tema? Certo, questo tuo romanzo è già abbastanza un esempio chiaro di questo. Ma secondo me qua c'è un errore storico, nel senso che noi non è che non abbiamo mai sdoganato certi argomenti, noi negli ultimi 10 anni siamo tornati indietro. Ah, ok. Cioè, allora, il mondo sta attraversando una fase reazionaria. L'Italia, in particolare, è tornata indietro. Perché se noi ripensiamo, io non so quanti anni hai tu, ma io ne ho 45. Allora, io 33. Negli anni 70, tutti questi problemi del gender, non il gender, eccetera, non c'erano. Esistevano. Ti potrei far vedere delle pubblicità di allora, che uscivano dietro il topolino, del dolce forno, c'era il dolce forno e c'erano un bambino maschio e una femmina che facevano le pizzette insieme e nessuno stava lì a dire oddio il maschio o la femmina, questo, quella, non esisteva proprio la discussione, cioè gli anni 60-70 avevano preso una piega naturale di parità, di libertà, di apertura mentale. Poi a un certo punto, dopo la fine degli anni 90, è successo qualcosa. Io ancora sono sotto shock. Infatti, che cosa è successo? Siamo tornati indietro e di parecchio. E spesso la responsabile diretta di questo tornare indietro è la mia generazione, quella che è cresciuta con i cartoni animati giapponesi in cui i maschi diventavano femmine, le femmine facevano cose, Lady Oscar si travestì, cioè i cartoni animati giapponesi erano in termini diciamo di contenuti una follia, se oggi non li trasmettono più, ma grazie al cavolo, c'è la censura, come fai a trasmetterli? Questo per dire che cosa? Che noi che siamo cresciuti con delle narrazioni assolutamente libere, si vedevano i cartoni animati e si leggevano i libri maschi e femmine insieme, non c'era questa divisione. Adesso è tutta una divisione della mia generazione che la porta avanti, quindi ci deve essere un trauma di qualche tipo che io non condivido. Adesso si fanno culturale, perché? A livello culturale ci si è rifugiati nel maschile e nel femminile un'altra volta, e io ho tante idee sulle possibili cause, ma non le dirò qui, anche perché sono registrata. Evito, perché già la mia posizione è particolare. È scomoda. Però ti dico che io giro tanto nelle scuole, vedo delle cose che quando io ero piccola non esistevano, tipo i maschi da una parte e le femmine dall'altra, le feste di compleanno, tutti maschi, tutti femmine. Sì, cioè, sembra quasi che venga alimentato questo divario tra uomo e donna. E uomo-donna, adesso parlo di uomo-donna anche se insomma si tende adulti, comunque tra maschio e femmina, fin appunto dall'infanzia, e quindi escano anche queste cose, no? Queste pubblicazioni storie della Buonanotte per bambine. No, per favore, anche questo è una cosa tabù, non mi esprimerò.
Ragazzi, cioè, bambini ribelli, per bambini, punto. Cioè, non, i cani classici della letteratura per ragazzi, no, non sono infatti pensati. Dal presupposto che il mercato in generale ha bisogno di dividerci in target, perché sì, più siamo divisi sì. In età, no, e non è scontato, perché se quando nasci, cioè tu genitore, ti nasce un bambino e da quando nasce sto bambino vai nei negozi di vestiti ed è tutto separato, vai nei negozi di giocattoli ed è tutto separato, vai in libreria, ci sono i maschi per femmine e per maschi, finisci per assorbire questa cosa, certo. E per comunicarla ai bambini, perché non c'è nessuno che appende fuori dalla porta un fiocco giallo o rosso, certo. È sempre un rosso celeste, e queste sono tutte convenzioni che noi abbracciamo con grande disinvoltura, ma su cui ci dovremmo perlomeno soffermare per 5 minuti a riflettere. Vabbè, questo io sono molto, su queste cose sono molto radicale, però parlando di letteratura, perché stiamo parlando di questo, certo. Mi sembra assurdo che il mio settore in questo periodo suggerisca ai bambini in generale che se sei femmina ti devi identificare nelle femmine e se sei maschio ti devi identificare nei maschi. Ora, io personalmente come essere umano mi identifico in chi mi assomiglia, in chi fa delle cose che mi interessano, in chi ha i miei stessi valori. Quello che porta nelle mutande è una cosa estremamente irrilevante, non me ne frega niente, perché io conosco tantissime donne con cui io non ho niente in comune, a parte quello che porto nelle mutande. E mi sembra una follia che il mio settore spinga molto su questo punto, che io mi devo identificare nella Thatcher perché sono una donna, ma non mi posso identificare nel Dalai Lama perché è un uomo. È una follia da suggerire, secondo me, è pazzia. Cioè, crea ancora di più la divisione, non... Questo volevo dire, cioè, per quanto alcune cose possano portare dei messaggi virtuosi, no? Quindi ricordare le lotte per il diritto al voto, insomma, come dicevamo di questo romanzo che è uscito, però quelli sono, sai, romanzi che portano anche una testimonianza storica, d'accordo? Certo, quindi ci sta. Cosa. Ecco, certo, quindi ci sta. Cosa, da lì però a fare il processo opposto, quindi eliminare la parte maschile, perché altrimenti non sei abbastanza, non lotti abbastanza per i diritti per il femminile, si va contro tipo, cioè si va verso una direzione completamente assurda. Io voglio dire, lo dico da madre di un maschio, che hai capito, io ho sempre pensato che è una grande responsabilità, perché poi devi comunque crescere un maschio di un certo tipo, consapevole. Però guarda, è una cosa assurda, perché anch'io vedo che c'è tanta narrativa per ragazzi ultimamente che mi lascia un po' perplessa. Cioè, la vedo molto, molto limitante e non lo so. Vabbè, il mercato deve vendere. Sì, questo poi è chiaro. Siamo noi, così come noi clienti, per esempio, noi siamo consumatori, no? Clienti, ok? Allora, se tutti quanti si sono, diciamo, ribellati contro l'olio di palma, sì. Le aziende a un certo punto hanno detto, ok, togliamo l'olio di palma, capisci? Quindi scriviamolo sopra, insomma, poi dopo. Sì, però noi come consumatori abbiamo comunque un peso. Certo. Cioè, se i consumatori comprano bio o si interessano a quello che mangiano o vanno a chiedere quali sono gli ingredienti e leggono le etichette dietro, le aziende si organizzano di conseguenza. Certo. Questa è una cosa, voglio dire, sì, con poche, diciamo, fregature e finzioni, però in generale influiamo sul sistema, no? C'è una sorta di ricatto, io non ti compro più, quindi tu devi risolvere sì, il mio problema. Oppure io preferisco comprare altro rispetto a questa cosa qua che mi stai proponendo. C'è un discorso. Sull'alimentazione oggi c'è tanto questo discorso. Ecco, se lo facessimo anche sulla cultura... Ma forse è già lo specchio di quello che la cultura è questo. Cioè io a volte non voglio essere, insomma, demolire nulla, però a volte penso, forse questo è già quello che io detesto, sono quelli che vanno e dicono, adesso vendono solo Tizio, Caio e Sempronio, ma perché c'è la richiesta di Tizio, Caio e Sempronio e non c'è niente di male che loro vendano, d'accordo? Se non vendono solo loro, capito il senso qual è? Cioè io sì. Non ci trovo niente di male. Però... È un discorso ampio, nel senso che il mercato ha delle, ripeto, il mercato ha delle sue regole, noi siamo in un contesto economico preciso che è globale, siamo nel capitalismo dell'informazione che richiede tutta una serie di cose, c'è una velocità di produzione che prima non c'era, adesso un libro diventa vecchio in 3 mesi, prima invece ci volevano 3 anni solo per scriverlo, adesso l'autore ha 6 mesi forse per scrivere forse. Qualcosa, bisogna pubblicare sempre più velocemente, quindi non c'è neanche il tempo per soffermarsi a queste su queste sì, diciamo sì. Tematiche filosofiche. Io ti dico, personalmente io ho pubblicato, non lo so, pubblicavo 3-4 libri all'anno.
romanzi, albi illustrati, mi capita, è la mia gavetta, non la rinnego, anzi è stata utilissima, è una delle cose più divertenti che ho fatto nella vita. Però a un certo punto ho detto, devo mettere il freno a mano, perché questa velocità mi sta fregando perché non ho più il tempo di riflettere su quello che sto facendo. E quindi ho messo il freno a mano e ho studiato, ho fatto il dottorato, eccetera. Proprio perché avevo bisogno di capire che cosa stavo facendo. Ma perché? Perché il mondo nel frattempo è cambiato. Cioè, noi, dal fenomeno Harry Potter in poi, più o meno, il mio settore ha cominciato a prendere una direzione molto commerciale, molto strutturata, e anche perché ci sono state grandi fusioni di case editrici. Prima la casa editrice era si chiama Casa Editrice, perché spesso era gestita da famiglie, no? Pensate ai vari Rizzoli, Mondadori, Einaudi, sono tutti cognomi di famiglie. Certo. Ora sono tutte aziende che fanno parte di grossi gruppi mediatici, che ovviamente uniformano la produzione. E allora là il discorso, sul discorso sul contenuto diventa estremamente complesso, perché tu come autore hai anche poco spazio di manovra per influire su questa cosa. Però la consapevolezza di alcune cose è fondamentale, perché se tu sei servo privilegiato del sistema inconsapevolmente, alla fine il tuo ruolo è dannosissimo. Ma se tu sei servo privilegiato del sistema consapevolmente, puoi dall'interno operare dei piccoli cambiamenti e fare delle piccole resistenze. Se moltiplichi questo per il numero di autori, capisci che si comincia a creare un movimento. Allora, io per esempio ho detto no ad alcuni progetti che per me erano dannosi. Ma non hai pubblicato, non me ne frega niente, perché quel progetto secondo me era ideologicamente sbagliato. Per esempio, una raccolta di racconti sul femminicidio in cui tutti gli autori erano donne, e io ho detto mi rifiuto di partecipare a un progetto di questo tipo. Ho detto, perché il femminicidio non è un problema delle donne, è un problema di relazioni, ho detto, e quindi il fatto che voi abbiate escluso gli scrittori uomini dalla cosa non mi convince come scelta, io non ci voglio far parte. Oppure di recente un mio racconto, che è stato sempre per una raccolta di cui non posso rivelare niente perché è ancora segreto, mi sono state proposte delle censure eccessive che erano contro i miei valori, e io ho detto no, lo ritiro, non voglio, cioè trovate qualcun altro per sostituirmi perché non lo voglio fare. Ed era anche un grosso editore, quindi, e lì allora mi è stato detto no, vabbè, dai, proviamo un compromesso, cerchiamo di trovare una strada, eccetera, a dimostrazione del fatto che l'autore comunque deve anche mettere dei limiti a quello che è disposto a fare, no? E questo vale anche per gli esordienti, vale anche per gli esordienti, certo. Ma gli esordienti hanno paura di perdere il treno. Eh sì, sono valutazioni personali. Probabilmente mettono davanti più questo che non all'inizio. Sì. Poi dopo, quando diventi più maturo, cioè il discorso qui è molto sulla consapevolezza. Certo. Puoi fare quello che vuoi della tua carriera e di te stesso e delle tue opere, l'importante è che tu lo faccia con consapevolezza. Certo. Che è, diciamo, quando io faccio i corsi di scrittura è molto questo il tasto su cui io batto. Cioè tu puoi diventare il tipo di scrittore che vuoi, purché sia fatto consapevolmente, perché altrimenti diventi dannoso per la società. Certo. No, sono riflessioni molto intelligenti, che purtroppo non tutte le persone che arrivano a scrivere e si presentano riescono a, insomma, avere il quadro della situazione nella sua complessità. Quindi sono anche messaggi che è giusto mandare, perché c'è tanto nell'etica di chi scrive che, cioè, manca, ecco, un lavoro di etica in chi scrive, secondo me, che invece è fondamentale, perché come individuo arrivi a portare un messaggio. Come dici tu, consapevolmente o meno, cambia completamente la differenza di come lo inserisci questo messaggio. Sì, secondo me il problema dell'Italia per il mio settore è che manca un ambiente accademico serio. Può essere, sì, perché è comunque sempre un foriero di critica e di spirito critico, no? Manca un equilibrio tra, diciamo, la produzione che va in una direzione e un ambiente accademico serio che bilanci questa cosa, come succede in Inghilterra, dove c'è una grossa produzione commerciale anche lì, solo che il mondo accademico poi tira fuori delle riflessioni che sono accessibili agli autori, quindi gli autori possono, diciamo,
arricchire il proprio bagaglio strada facendo. Certo. Faccio l'esempio, non lo so, Aidan Chambers che scrive i saggi bellissimo per gli altri autori, questo è un esempio, uno dei pochi esempi tradotti in Italia, però ecco, se c'è un mondo accademico vivace, la discussione, certo, diciamo, si sposta, ma se questa cosa, se noi siamo ancora che la letteratura per ragazzi si studia a scienze delle della formazione, abbiamo già perso, in partenza, ma questo è culturale. Sì, 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 però insomma è sempre un problema a cui si può porre rimedio nel tempo, speriamo insomma che si possa porre rimedio, perché Aidan Chambers tra l'altro è un autore straordinario, cioè uno degli autori più che io adoro, cioè proprio, infatti lo consiglio sempre, sia per tecnica di scrittura, sia proprio per i temi che porta con sé, la provocazione anche che mette nei suoi libri, no? Cioè straordinario, bellissimo. Danza sulla mia tomba è uno, secondo me, dei capolavori assoluti della letteratura contemporanea, poi non lo so, cioè contemporanea nel senso del nostro, della nostra contemporaneità, poi vabbè, sono gusti miei personali, però... No, certo. Ti volevo dire, però hai toccato il tasto molto nevralgico del target. Come si divide la letteratura per ragazzi a livello di target? Cioè, nel senso, se una persona, quando giustamente tu dicevi, io avevo un'agenzia, mi arrivavano un sacco di proposte fatte molto male. Quando ci si presenta, perché la metodo della letteratura per ragazzi si vocifera essere ancora più difficile da penetrare come proposta rispetto a quello della narrativa per adulti, perché è più chiuso, se vogliamo, non so se si può definire così, cioè c'è comunque meno produzione rispetto alle uscite della narrativa pensata per un pubblico, tra virgolette, adulto. Quindi molti pensano che sia ancora più complicato emergere all'interno del, o inserirsi all'interno del, insomma, del genere. Ma tanti sbagliano proprio l'approccio. E questa è una delle cose che tu dici anche nel tuo bellissimo manuale, aspetta che sono storta, della Dino Audino, che io ho, è anche ha questa sottile vena ironica di fondo che mi è piaciuta un sacco, che poi insomma ti appartiene ed è proprio fa parte della tua personalità come individuo umano. E quindi mi volevo chiederti se hai comunque dei consigli da dare per chi si propone a una casa editrice o a un valutatore testi o a un'agenzia, proprio nell'ambito della narrativa per ragazzi, anche se certe buone norme rimangono standard per tutto, secondo me, no? Di presentazione, dico. Certo, vabbè, diciamo che la prima caratteristica che... Cioè, no la prima, penso che l'unica caratteristica che... divida la letteratura per ragazzi da quella per adulti è l'esistenza delle fasce d'età. Mm-hmm. Cioè, nessuno va in libreria e dice mi dai un libro per una donna di 37 anni, per favore? Non si fa. Invece l'età, in maniera secondo me anche errata, si pone come la prima caratteristica dei libri per ragazzi. E infatti il compratore di libri per ragazzi, la prima cosa che dice al libraio o su Amazon o dove è mi serve un libro per un bambino di top X anni. Sì. È la prima caratteristica. Quindi, secondo me, l'errore che commettono gli esordienti è proprio quello di sottovalutare questa cosa, che è una regola precisa, che si impara sui manuali sicuramente, ai corsi sicuramente, ma anche osservando il settore. Cioè, diciamo che la tecnica, la strategia più efficace per entrare nel settore è individuare un editore che ti piace, studiare il catalogo di quell'editore, capire che tipo di collane fa, capire qual è la fascia d'età più adatta alla mia scrittura, dopodiché scrivere qualcosa che rientri in quel programma editoriale, perché se non conosco il programma editoriale degli editori, rischio di mandare delle cose a chi in partenza non è interessato al mio progetto, perché non rientra nel programma editoriale. Allora, studiare le case editrici e capire quali sono quelle che fanno per noi, perché l'errore è pensare che siano intercambiabili, ma non è così, perché ogni casa editrice ha una sua filosofia, ha delle persone vere che ci lavorano dentro, e se non ti trovi a tuo agio con quelle persone vere, fisiche, l'esperienza di pubblicazione diventa un inferno. Quindi capire bene dove andarsi a inserire è fondamentale. Io per esempio, quando dovevo pubblicare Nei panni di Zaff, io ho mandato la proposta a un solo editore, che era Fatatra, che per me era lui e basta, lei anzi, perché la direttrice, direttore editoriale era una donna, la proprietaria, che adesso è cambiato, però insomma,
io dissi, ok, voglio scrivere questo libro perché per me è importante, l'editore adatto a questo libro è sicuramente Fatadrac. Io dopo una settimana ho ricevuto la risposta positiva. Vedi? Ma perché c'è progettazione? Non bisogna fare l'errore di considerare l'artista come uno che vaga nel mondo delle favole, perché non è così. L'artista è un progettista, prima di tutto. Non esiste un artista che non si... Io dico sempre... Michelangelo e compagnia dipingevano a Cottimo per la chiesa li pagava, gli diceva fammi gli angeli e le madonne, e loro facevano gli angeli e le madonne, quindi sì, grandissimi artisti, ma sempre a progetto lavoravano, quindi... Se osavano mettere una cosa in più, dicono, quella cosa, muffala un pochino perché non va bene. No, magari loro avrebbero voluto disegnare altre cose, ma disegnavano quello che il committente richiedeva loro, quindi attenzione a non confondere l'artista con uno che è sdregato dalla realtà, perché non è così assolutamente. Uno che vuole imporre ciò che scrive a un pubblico che magari non vuole leggere di quello che ha scritto, insomma. Quindi, quella è anche una grande sfida dell'editore, intercettare gusti o comunque lanciare mode. Però è anche vero che se uno proprio scrive delle cose completamente prive di appeal per quel tipo di società, è logico che viene rifiutato. Quindi, Invece le email più stravaganti, perché è una cosa divertente questa, le email più stravaganti che ti sono capitate, no, perché comunque fa parte degli errori di presentazione. Secondo me è sempre utile questo da dire per chi ha lavorato nel settore e ci lavora ancora da tanto tempo, insomma. Vabbè, nel mio settore ci sono, diciamo, dei trend, dei filoni specifici, tipo quelli che siccome sono genitori allora possono scrivere per bambini. Ok. Falso storico, perché un sacco di scrittori famosissimi per bambini non hanno mai avuto figli, quindi non significa nulla. Non c'entra assolutamente niente, anzi, certe volte dico attenzione, perché il genitore comunque ci ficca i propri desideri dentro il libro, mentre vabbè. Però ecco, questo è un errore per bambini. Io proprio me ne guarderei bene, è una responsabilità troppo grande, te lo giuro, mi sentirei proprio... Scrivere i bambini richiede una propensione, un talento particolare come tantissime altre cose, cioè non è certo. Che uno... Cioè, dipingere, ballare, suonare uno strumento richiedono dei talenti specifici, è la stessa cosa è per la scrittura per ragazzi, è un talento specifico. Certo. Spesso ci sono questi grandi scrittori per bambini che... Per adulti che si cimentano nelle cose per bambini e falliscono clamorosamente. Sì. E viceversa, io per esempio non potrei mai scrivere per adulti, non so dove mettervi le mani, non riesco neanche a capire che cosa potrei mai dire io agli adulti. No, però è una cosa bella, insomma. Sì, perché è un talento, quello è un talento, cioè è un modo di comunicare, quindi se ce l'hai nel sangue ce l'hai, se non ce l'hai non ce l'hai, non è una cosa che te la puoi... giocare, sì, in qualche modo. Quindi il fatto di avere figli non garantisce questo talento della prima cosa. Il secondo trend di mail è: siccome tutti i libri per ragazzi che ho visto in libreria fan cagare, ho pensato di scriverne uno io. Sì, sicuramente con valori più alti, perché poi c'è questa cosa tra le righe. Sì. Oppure c'è quello lì: siccome insegno e racconto le storie ai miei alunni e ai miei alunni piacciono tanto, grazie, se no li metti tre. Diciamo, questi sono i tre trend principali, okay. No? Non è una scienza infusa, non basta essere genitori, insegnanti c'entra, è un'altra cosa. È questo. Puoi essere un grande scrittore per bambini, magari essere un pessimo genitore. Certo. Non c'entra assolutamente niente. Non capisco. Anche perché si dice che la maggior parte di scrittori per bambini scrivano per se stessi, cioè per i bambini che si portano dentro. Non c'è una connessione esterna, è una connessione interna spesso. No, è molto bello questo. Adesso, per evitare di portarti via ancora troppo tempo, ti volevo fare l'ultimissima domanda, che è, innanzitutto, cosa consiglieresti, che poi sicuramente me ne verrà in mente un'altra ultima, però intanto faccio finta che questa sia l'ultima. Cosa consiglieresti quindi a una persona che si vuole, un aspirante scrittore di libri per ragazzi, che si vuole provare a mettere in gioco e iniziare il percorso di pubblicazione al momento? Cioè, verso che direzione dovrebbe andare, e soprattutto dopo anche il Covid, se ci sono durante il Covid, se ci sono delle logiche diverse che uno può seguire, insomma, o delle attenzioni particolari che deve avere in questo periodo particolare.
Allora, secondo me chi si vuole approcciare a questo settore deve fare quello che fanno tutti gli altri artisti all'inizio della loro carriera, cioè studiare, nel senso che non è una cosa che si improvvisa. E quindi oggi, a differenza di quando ho iniziato io, gli aspiranti attori sono fortunatissimi perché in Italia finalmente si è sdoganato il fatto che bisogna studiare per fare gli scrittori. E Ma quindi non lo ci sono. accettano, eh? La No, maggior lo parte non so, lo accetta. lo so, lo Cioè, so, ma. anzi, si è molto impopolari quando si dice: ma la scrittura si può studiare. Non è vero, è un talento naturale, ma No, insomma, allora non è il proprio talento così. Per naturale c'entra nel senso che carità bisogna di Dio. avere la capacità di raccontare delle storie, di dire qualcosa di rilevante, e questo Certo. sicuramente. Poi devi avere lo stile, devi saper usare le parole, quello è un talento. Però senza lo studio questo talento rischia o di non esprimersi al meglio, o di esaurirsi troppo presto, o di prendere strade a vicoli ciechi. Cioè, anche chi ha il talento, se non lo continua, diciamo, a mettere in discussione, a coltivare, lo dico io che ho fatto un dottorato a 40 anni, cioè, in inglese, cioè, una cosa proprio che mi svegliavo ogni mattina e pensavo, ma perché ho fatto questo? No, non credo che lo pensavi No, è davvero, dai. stata una faticata di quelle Non credo. etiche, però, vabbè, pure perché c'hai 40 anni fai om, dalla mattina alla sera, però per dire che... Studiare è importante perché si devono acquisire delle tecniche che esistono Certo. e che distinguono gli quando si dice come mai gli scrittori anglosassoni sono più bravi degli italiani perché studiano. Punto. Conoscono le tecniche, le applicano in maniera creativa, personale, originale, tutto quello che volete voi, ci mettono il talento dentro, ma la tecnica esiste. Quindi si deve studiare sui manuali di scrittura creativa. Diciamo specifici del settore ragazzi, oltre il mio, penso ci sia pochissima roba, però chi sa l'inglese ha a disposizione una letteratura infinita sull'argomento, quindi può veramente spaziare. Io iniziai su un manuale inglese, cioè che conoscevo l'inglese, diciamo, a grandi linee, con vocabolario, insomma, ho studiato, eccetera. Un altro approccio interessante, secondo me, è usare le tecniche della sceneggiatura, perché la narrativa per ragazzi assomiglia tantissimo nella struttura alla sceneggiatura, perché ha delle lunghezze stabilite, l'esigenza di tanti dialoghi, l'esigenza di tanti cambi di scena, quindi ha delle affinità con la sceneggiatura molto più forti delle affinità che può avere con la narrativa per adulti. Quindi leggere il viaggio dell'eroe, l'arco di trasformazione del personaggio, story di McKee e compagnia bella aiuta a imparare a costruire una struttura narrativa che si tenga in piedi, perché mentre la letteratura per adulti può, diciamo, non attenersi a una struttura narrativa, rigida, nella letteratura per ragazzi questo non è possibile, quindi bisogna sapere come strutturare una storia. Ok? E questa è la prima cosa. Poi in Italia ci sono i corsi. Io ho insegnato per le vostre masterclass, Sì, poi ci vabbè. sono. E vabbè, avete iniziato, ma è indice del fatto che c'è sempre maggiore interesse nella cosa. Io tengo dei corsi periodicamente miei personali. La scuola bolognese Bottega Finzioni ha un'area ragazzi molto fatta molto bene. Io ho insegnato lì per i primi 4 anni, mi sembra. Poi ho smesso per il dottorato perché non ce la facevo più. Ci sono, diciamo, varie occasioni di confronto Soluzioni. sulla letteratura per ragazzi, non tutte qualificate, spesso vedo delle cose discutibili. Io dico sempre guardare il curriculum di chi insegna, perché Certo. spesso trovi della gente che insegna ma non ha mai pubblicato un libro, quindi non ha senso, diciamo, Sì. non ha senso che uno che non ha mai pubblicato neanche un libro non insegni letteratura per ragazzi, non è, cioè, no, letteratura, scrittura creativa. Scrittura, sì. È un po' strano, non ha molto senso. È come se uno che non ha mai dipinto un quadro insegna pittura, cioè, non è molto. Certo, sì. Quindi Infatti, cioè. questo è studiare, studiare, studiare. E il mio consiglio sempre che io do, se imparate l'inglese, perché oggettivamente lì c'è una miniera di libri, informazioni, curiosità, ma anche video, corsi, interviste a grandi autori, cioè si apre un mondo. E quindi l'inglese è fondamentale. Tra l'altro l'inglese passivo, quello diciamo letto,
è il più facile da imparare, quindi... Sì, assolutamente, è la conversazione che diventa un po' più complicata. Sì, sì, sì. Comunque, quindi, questo è studiare. Okay. No, perché questi sono consigli impopolari, capisci, Manuela? Nessuno gliene frega nulla. No, la maggior parte della gente dice abbiate tormentatevi, scrivete la storia della vita e fate successo, ma non è no, una scemenza, non esiste. Imparate le regole, strutturate bene le storie, studiate il mercato. Guardate, ma la cosa che io dico sempre, pubblicare è facilissimo. Infatti, se tu impari le regole, è facilissimo. Poi in realtà pubblicare, cioè imparare le regole non significa per forza poi seguire in modo proprio preciso. No. Si può anche significare disattenderle tutte, però conoscendole le disattendi in maniera figa. Sì, cioè, hai quel guizzo di originalità che però devi saperle, cioè, devi interiorizzare. Però ragazzi, cioè, gli impressionisti che facevano le chiazze di colore, se gli dicevi mi disegni disegnare questa mela in maniera iperrealistica, lo sapevano fare, quindi voglio certo, dire, non è che dice, rompo la regola perché non la conosco, rompo la regola perché la conosco così bene che so come si deve rompere affinché si possa creare un nuovo stile, un nuovo approccio, cioè... E stupire quindi con questa mia idea innovativa. No, la cosa fondamentale è non considerare la scrittura diversa dalle altre arti, uno. Poi lo è perché, come abbiamo visto, siamo più dipendenti dal mercato rispetto agli altri artisti. Da un processo industriale, chiamiamolo processo industriale. Però sì, è peggio, ci sono più limiti, però insomma è una cosa che se fatta in maniera intelligente, basta metterci un po' di intelligenza, un po' di consapevolezza. Un po' di umiltà anche. Un po' di umiltà. E come dici tu, poi alla fine è semplice, molto semplice pubblicare, o comunque è molto meno complicato di quel che si può pensare. Manuela, innanzitutto ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, per tutti gli stimoli che hai dato, che hai saputo dare, i consigli spassionati per chi ambisce a scrivere letteratura per ragazzi. Quindi grazie davvero, e tu sai che sei stata cooptata, insomma, per fare questa masterclass all'interno della nostra piattaforma, quindi presto ti avremo come ospite all'interno della piattaforma e sono davvero orgogliosa di averti rapita e di averti ottenuta, no, certo, grazie, di possedere una tua futura master a vostro rischio e pericolo, certo. Quindi grazie mille davvero per la tua estrema disponibilità. Ok, grazie a voi per l'invito e in bocca al lupo agli aspiranti autori.